Allora, grazie al dottor Ippoliti. Allora, io ho il compito di coordinare questa iniziativa. È un'iniziativa che nasce come iniziativa politica di una parte politica che ci teneva a dare un proprio contributo su un argomento concreto, qual è quello della crisi idrica nel Fucino, che ormai è un qualcosa alla quale purtroppo, io dico purtroppo, in questi anni ci siamo in qualche modo quasi abituati. Tra l'altro questo argomento lo affrontiamo, qualcuno può dire forse un pochino anche tardi rispetto al periodo, perché fra un pochino ci troveremo di nuovo con i problemi, però io dico peggio ancora quando invece l'argomento siamo costretti ad affrontarlo il mese di luglio-agosto, quando invece il dramma, come è successo l'anno scorso, è totale. Allora, gli interventi di oggi erano programmati, intanto mi fa piacere che la sala è piena, vuol dire che l'argomento, non avevo dubbi, è sentito, ed è un argomento che ovviamente nella Marsica assume una rilevanza, io direi quasi determinante per la nostra economia. Allora, fra gli interventi avevamo programmati tutti quelli dei consiglieri regionali che fanno riferimento alla sinistra arcobaleno. Daniela Santroni purtroppo è assente, perché, ecco, diciamo anche un altro aspetto, forse per chi positivo, per chi negativo, ma comunque sia, siamo con lo scioglimento delle Camere, qui saranno le elezioni, e purtroppo è partita un po' tutta la diatriba vera e propria relativa alla politica, che giustamente si sta muovendo per organizzarsi. Allora, Daniela Santroni non c'è, credo sia impegnata a Roma, però c'è il segretario provinciale di Fondazione Marco Riccardi che la sostituisce. Walter Caporale anch'esso è assente, e c'è il professor Pietro Di Paolo, però, che è qui insieme a noi. Antonio Macera è qui alla mia sinistra, il consigliere regionale PDC è presente, interverrà successivamente. Franco Caramanico, anch'esso impegnato, viene rappresentato come sinistra democratica da Davide Petracca, un giovane ingegnere che ci dirà anche lui qualcosa dopo. Noi ovviamente abbiamo invitato tutti i rappresentanti in qualche modo legati al problema acqua, quindi il presidente della Guida Montana, che l'abbiamo ascoltato poco fa, poi Tedeschi, presidente del CAM, Iacutone, presidente del consorzio di bonifica, Di Cesare, consigliere del consorzio di bonifica, un rappresentante dell'ARSA, e io credo, ho visto in sala l'ingegner Aureli, Claudio Aureli, poi Claudio, puoi anche metterti qui, o comunque poi interverrai appena vediamo un attimino la scaletta come condurla avanti. Io vi chiedo scusa se commetterò qualche errore, perché in questi casi è facile che accada. Poi abbiamo invitato i sindaci e amministratori marsicani, ci sono consiglieri e assessori. Abbiamo i rappresentanti dell'associazione di categoria. Qui avevamo indicato quelle, io vi chiedo scusa se tra l'associazione di categoria potremmo aver non indicato a qualcuna, però la Confagricoltura è presente con Domenico Cerasani, la Coldiretti anche con Dino Meschieri, c'è Tiziano Giulianella con consigliere. Per la CIA non so se è venuta la rappresentanza, ma mi dicevano c'è una riunione prima, quindi arriverà fra un po'. Se ci sono altri rappresentanti mi fa piacere comunque poi dopo indicarli. Partecipa a questo incontro di oggi l'onorevole Umberto Guidoni, che è seduto qui al centro della sala a fianco al presidente, è un parlamentare europeo del PDC, componente della Commissione Ambiente, quindi abbiamo anche l'opportunità, io direi l'opportunità di far ascoltare, perché penso che Guidoni è venuto molto per ascoltare, a un rappresentante che comunque poi potrà riportare nelle sedi opportune a livello europeo quello che qui nella Marsica accade e succede. Quindi all'onorevole Guidoni dobbiamo la nostra accoglienza e la nostra gratitudine per la presenza. Ovviamente ci siete presenti voi, agricoltori, cittadini, tutti motivati a partecipare. Da cosa nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce anche da un ordine del giorno, non soltanto, ma anche da un ordine del giorno che il sottoscritto come consigliere provinciale ha presentato in provincia. Io vi do una testuale lettura di questo ordine del giorno, perché è stato discusso a un consiglio provinciale, e vi dico anche con una certa soddisfazione che alla fine è stato approvato all'unanimità. Ed è un ordine del giorno in cui non si fa solo teoria,
non si fa teoria, come purtroppo abbiamo troppo spesso fatto in questi anni, ma si dicono delle cose concrete che voi potrete condividere o qualche volta anche non condividere, non c'è problema, e anzi se su qualche argomento di questo c'è un contributo anche dalla parte vostra, del pubblico, io credo che è il nostro dovere prenderne atto. Allora, tanto è breve. Allora, premesso che il fiume Giovenco, dal quale prende il nome una valle ed una comunità montana, questa è la comunità montana Valle del Giovenco, pur essendo in piena stagione invernale, vede la portata delle sue acque ridotte a un ruscello quasi destinato a scomparire. Abbiamo fatto alcune foto, sotto c'è la data 2 febbraio 2008, questo è il fiume Giovenco, il nostro fiume, al quale questo territorio è particolarmente legato, e io credo che si commenti da solo. 30 anni fa, io da ragazzino, quando giocavamo vicino al fiume, dovevamo stare attenti perché cadendoci dentro da ragazzini era pericoloso. Quindi potete immaginare, questo corso d'acqua nel corso di questi 30 anni sarà diventato forse meno della metà, ma se non un terzo. È una situazione preoccupante, in parte dovuta ai cambiamenti climatici, in parte dovuta a tanti fattori, ma in parte, secondo me, a dei fattori ai quali noi potremmo porre dei rimedi. Quindi quelle foto le abbiamo messe solo per quel motivo, fra un po' le spegneremo, ma solo per dire, magari per chi viene da fuori, perché io credo che noi cittadini residenti in questa zona, come le condizioni del nostro fiume, le conosciamo benissimo. E a me ha fatto tanto piacere quando circa forse un mese fa un ex sindaco di Pescina mi chiamò, mi disse: Greco, ma che sta succedendo a questo fiume? Non c'è, a momenti non c'è più l'acqua qua. Fai qualcosa, voglio dire, ha voluto pensare, non so se si è rivolto alla persona giusta, però rifacciamo qualcosa. Un vecchio sindaco di tanti anni fa, il quale diceva: ma che sta succedendo? Vediamo di fare qualcosa. Ma questa attenzione te la chiedono i cittadini tutti i giorni, tutti i giorni. Che prestare attenzione al fiume Giovenco significa prestare rispetto anche e soprattutto al territorio e alla sua gente, perché diciamoci la verità, a questo fiume ci siamo un po' tutti legati. Pescina viene da una probabile ipotesi quasi acclarata, viene da Piscina. Gli abitanti antichi di Pescina solevano sbarrare ancora di più il fiume, creando delle enormi vasche, delle enormi piscine dove facevano scorta di pesce, quindi trote in particolare. Quindi siamo nettamente legati, in particolare Pescina, proprio al